Io sono dottoressa Anna De Filippo, lavoro presso l'Istituto dei Tumori di Milano ormai da quasi 20 anni, un background come biologa, ricercatrice, e negli ultimi 10 anni il piacere di aver messo a disposizione un'esperienza, una voglia, più come reunion tra quello che è la ricerca e la necessità clinica. Per necessità clinica si intende il lavorare con i medici ricercatori che comunque hanno quotidianità col paziente per mettere a disposizione quelle che sono competenze, risorse, volontà per trovare una giusta dimensione di terapia per ogni singolo paziente. Un po' ambiziosa come cosa, però in questo AIL, AIL Milano Provincia, ci ha dato e ci dà ancora tantissimo supporto. La mia esperienza con AIL è cominciata nel 2014, quando l'ematologia ha cominciato con un paio di filoni di ricerca principali impostati soprattutto sulla terapia genica, il sequenziamento di geni per poter valorizzare di più quella che era una risposta della terapia sul paziente, promuoverla maggiormente con dei risultati più efficienti, più efficaci, e fare in modo di prevenire quelle che potessero essere degli insuccessi o delle inefficacia di terapia. Ad oggi abbiamo 8 grandi filoni di ricerca. Uno degli ultimi acquisiti, diciamo negli ultimi 4-5 anni, sono le CAR-T, di cui tutti ormai parlano e se ne legge tantissimo, e sono una speranza reale, vera, di cura per pazienti che in questo momento possono, diciamo, essere introdotti all'interno di trial clinici, protocolli clinici che hanno sicuramente delle restrizioni perché bisogna cercare dei fisici del paziente di terapia, però sono sicuramente una terapia innovativa, una delle di quelle che sta portando maggior successo, che sta permettendo una scoperta di efficacia, abbandonando quella che potrebbe essere la normale chemioterapia fino adesso adottata, che sono sempre efficaci per la maggior parte delle terapie in uso, almeno per l'ematologia, ma questa è completamente rivoluzionaria. Il supporto di AIL Milano e Provincia, la realtà con la quale noi collaboriamo, diventa davvero importante nel momento in cui un'idea di progetto che è legato a una necessità magari clinica, a una mancanza che il medico vede nell'efficacia di una terapia, si vuole trasformare in un progetto piccolo che possa contare una piccola casistica di pazienti, ma dai cui risultati si può ottenere un valore enorme, perché si dice: ok, ho trovato quello che è il necessario su cui lavorare. Parto da questa piccola casistica, riesco ad ottenere dei dati che mi fanno ben sperare per poter allargare e poi promuovere un protocollo a livello istituzionale, a livello ministeriale, che mi possa garantire quindi una casistica e una possibilità di cura a un maggior numero di pazienti. Ma i valori di AIL sono proprio questi primi passi, come quando un bambino comincia ad alzarsi in piedi, trovare l'equilibrio, capire la direzione dove deve andare, e lì una volta che parti hai una porta su una possibilità di cura che in questo momento non esiste. Ed AIL ti fornisce quella possibilità, è un faro, è una guida, una bussola che ti dice: questa è la direzione giusta, piuttosto che, perché la ricerca è anche insuccessa, ahimè, questo non è quello che stiamo cercando, ok, possiamo fare altro, possiamo fare di meglio. Ma il supporto di AIL in questo è preziosissimo.